Ragazzi e ragazze, ciao! Benvenuti al nuovo Draw My Life. Ho deciso, dopo tipo 5 anni che avevo fatto il primo, di farne uno aggiornato. Sono nata il 14 novembre 1884. Questa sono io da piccola, lo so, non sono per niente brava a disegnare, e sono nata a Trieste. E sì, oggi è il mio compleanno, il 14 novembre. 33, mamma mia! Poi questa è la mia mamma, sì, mi rendo conto che sono a livello di terza elementare per i disegni. La mia mamma si chiama Loredana e questo è il mio papà, che si chiama Miloš, che è un nome sloveno, e questa sono sempre io da bebè, io. In molte mi chiedete come mai parlo anche lo sloveno, e mio papà fa parte della minoranza linguistica presente a Trieste, slovena, mentre mia mamma invece è italiana. Quindi fin da quando sono piccolissima parlo due lingue, ho due madrelingue, sia lo sloveno che l'italiano, le parlo uguale, allo stesso livello. Da piccolina sono stata molto all'ospedale, stavo sempre male quando ero piccola, e quindi appunto ero più in ospedale che a casa, e i miei genitori hanno passato dei periodi molto tristi per colpa di ciò. I primi ricordi che ho sono proprio all'interno dell'ospedale. Questo sarebbe il letto dell'ospedale, e mi è venuto in mente un fatto super super comico che mi raccontano di quando ero piccola. Avevo tipo 3 anni e mezzo e in ospedale piangevo, poi sono venuta a chiedermi che cosa volevo, e io gli ho risposto che volevo assolutamente un panino con la mortadella, e piangevo perché volevo assolutamente questo panino con la mortadella. Probabilmente uno di quei giorni in cui stavo un po' meglio. E ovviamente sia la mia mamma che il mio papà che tutta la mia famiglia erano molto tristi. Tra l'altro, non sapevano che cosa avessi. Ad un certo punto ero in ospedale ricoverata, mi stavano curando con degli antibiotici una infezione alle vie urinarie, e continuavo a peggiorare, 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 non sapevano perché. E il mio pediatra ci ha ripensato, pensato, ripensato, e poi è giunto a una conclusione: cavolo, non sarà che forse è allergica all'antibiotico che le stiamo dando e la stiamo uccidendo con questo antibiotico. Grazie al cielo, insomma, lui questa cosa l'ha scoperta, è vero, effettivamente ero allergica a quell'antibiotico, e il mio pediatra mi ha salvato la vita, quindi gli sono immensamente grata. Da piccola avevo 3 anni, quando i miei genitori si sono separati. Probabilmente il fatto che stessi sempre molto male non ha aiutato la situazione, e sono andata a vivere con la mia mamma, quindi eravamo soltanto io e lei perché sono figlia unica. Mio papà comunque continuavo a vederlo super super spesso, quando lo volevo veramente, quindi sono molto contenta che i miei genitori siano stati così maturi, e andavamo sempre al cinema oppure al mare, in vacanza, in Croazia. Insomma, ho tantissimi ricordi sia con la mia mamma che con il mio papà, quindi sono contenta per questo. Poi asilo, asilo, qui ho iniziato a fare le prime amicizie, e la mia amica del cuore si chiamava Sara. Tuttora siamo amiche con Sara, e lì appunto tipo a 3 anni e mezzo ci davamo la mano, ci davamo i bacetti, eravamo troppo carine, e questa siamo io e lei. E ho un sacco di ricordi con Sara, veramente la adoravo e la adoro tuttora. Poi siamo andate alla scuola elementare e c'eravamo sempre io e Sara. Ovviamente io ero tipo appiccicatissima a lei e lei tipo appiccicatissima a me. Siamo state, appunto, abbiamo iniziato la scuola elementare insieme, ma c'erano anche un sacco di altri compagni nuovi che abbiamo conosciuto. Poi, purtroppo, all'inizio della quarta, alla fine della quarta, Sara ha cambiato scuola, ed io mi ricordo che ero disperata senza di lei, ero davvero disperata. Però poi ho iniziato a conoscere un po' meglio gli altri compagni che avevo in classe, e quindi, insomma, la situazione è migliorata molto ed ho fatto tante nuove amicizie. A scuola ero super super timida, super introversa, non parlavo, sì, tipo con una compagna, ma non... gli altri erano tutti super estroversi, chiacchieravano, io invece mi tenevo tutto per me, non... insomma, è stato veramente difficile perché ero super super timida, anche se adesso sono una YouTuber, però credetemi che all'epoca non riuscivo proprio a parlare con nessuno, mi rinchiudevo nella camera. Queste sarebbero le cuffiette di un Walkman, se avete la mia età sapete cos'è un Walkman, e quindi mi rinchiudevo nella mia stanza ad ascoltare musica. Questa era l'unica cosa che mi dava allegria e serenità. Poi arriviamo alla scuola media. Qui ho rivisto Sara perché eravamo assieme anche alle medie. Abbiamo fatto praticamente solo la quinta elementare separate, ma è stata veramente dura. Però c'erano anche un sacco di nuovi compagni, tra cui Jasna, che poi è diventata una delle mie migliori amiche e lo è tuttora.
Alle scuole medie sono iniziati però anche i primi episodi di bullismo, ne ho parlato in un video più nello specifico, mi offendevano, mi dicevano di tutto, probabilmente perché ero quella che non parlava e quindi mi tenevo tutto per me, ma stavo davvero tanto, tanto male. Questi sono forse i ricordi più brutti che ho di quando dovevo andare a scuola media la mattina e avevo il magone allo stomaco, stavo tanto, tanto male, non volevo proprio andarci. Che brutti ricordi. Comunque, una cosa che mi dava invece super super felicità era il nuoto sincronizzato, perché è stata la mia grande passione per diversi anni e sì, questi sono i piedi che io riesco a disegnare e non sono capace di disegnare neanche le note musicali. Comunque, il nuoto sincronizzato era la mia passione e avevo allenamenti ogni giorno dopo la scuola, praticamente tornavo a casa la sera stanchissima e mi dedicavo un sacco al nuoto sincronizzato agonistico ed ho iniziato anche a vincere le prime medaglie, mi ricordo come se fosse ieri. La prima medaglia d'oro, ero felicissima, sono stata due volte ai campionati nazionali di nuoto sincronizzato con la mia squadra ed è stato bellissimo. Poi dopo aver un giorno, dopo aver festeggiato l'ennesima medaglia d'oro, è stato bellissimo, tutte le mie compagne si sono messe a lanciarsi dal trampolino dei 5 metri così per festeggiare, non era un allenamento, era tutto finito. Io invece ero terrorizzata perché soffro di vertigini, quindi le salutavo dal basso, mi ricordo ciao, ciao, buttati. E invece la nostra allenatrice, non so per quale motivo cosa le abbia preso, ma continuava a dirmi buttati, tu non devi fare la prima donna, buttati anche tu. E io le ho detto ma io soffro di vertigini, avevo tipo 13 anni e lei mi stava spingendo sulla scaletta per farmi lanciare e da lì non sono mai più tornata purtroppo a fare nuoto sincronizzato perché avevo tanta tanta paura di lei e a quel punto avevo perso anche le mie amiche del nuoto sincronizzato e mi sentivo tristissimo perché non avevo tipo più nulla. Però poi sono iniziate le superiori e ci siamo andate io e Yasna, ve la ricordate dalle medie, quindi ero felicissima perché eravamo tipo migliori amiche, inseparabili, e quindi avevo una confidente. Purtroppo però lei a metà del secondo anno ha cambiato scuola e io ero tristissima, e poi, anzi no, lei all'inizio del secondo anno, io poi invece a metà secondo anno ho cambiato e dal liceo linguistico sloveno sono passata invece a ragioneria italiana e mi sono trovata molto molto meglio, devo dire, nella nuova scuola. Questo è stato anche il tempo dei primi fidanzati e il mio primo ragazzo si chiamava Luigi. È stato però un rapporto molto travagliato perché nonostante non fosse durato tantissimo, tipo neanche un anno, però è stata molto dura per me perché ho subito degli abusi psicologici molto pesanti, sono stata molto molto male per lui finché ad un certo punto anche con l'aiuto di mia mamma ho dovuto lasciarlo perché altrimenti non vivevo più veramente e poco dopo ho incontrato invece qualcuno che conoscete che si chiama Neil e lì appunto dopo un po' di tempo, perché prima eravamo tipo solo amici, dopo un po' ci siamo innamorati. Nel frattempo ho iniziato anche l'università di lingue e culture straniere moderne sempre a Trieste, che è stato il mio periodo di studi più felice perché adoravo le lingue e quindi non avevo più a che fare con la matematica e roba del genere. Poi sempre nei primi anni di università ho iniziato a guardare YouTube e seguivo una ragazza che si chiamava All That Glitters e faceva insomma quello che sto facendo io adesso praticamente, e lì ho detto cavolo che figata, e poi quindi è nata anche la mia passione per i trucchi, mi sono messa a sperimentare, a truccare me, le amiche eccetera, e quindi insomma è nata in me questa passione che ho sempre avuto ma insomma si è un po' ingigantita, e le mie amiche continuavano a dirmi apri un canale tutto tuo e io ma siete pazze, io su internet non esiste, rendiamoci conto. E poi invece alla fine mi sono convinta, ho detto proviamo, mal che vada non caricherò mai questo video che verrà obbrobrioso, e quindi mi sono messa davanti alla telecamera e il mio primo video è ancora online se volete vederlo, e mi sono messa a filmare il mio primo makeup tutorial con prodotti MAC, chi se lo ricorda. Ho iniziato anche a fare i primi montaggi al computer che sono stati molto complicati all'inizio, però è stato bellissimo perché inizialmente ho subito visto gli iscritti salire 10, 30, 50.000, 100.000 e per me è stata una super sorpresa, cioè io la ragazza timida, introversa, sfigatella che invece su YouTube ha trovato un sacco di amiche virtuali, di amici virtuali, non ci potevo credere, tuttora non ci posso credere.
con Neil eravamo assieme già da diversi anni e abbiamo deciso poi di trasferirci per lavoro suo in realtà, ma anche a me piaceva molto come città Amsterdam. Ci siamo trasferiti, come ben sapete, nei Paesi Bassi, abbiamo preso tutto. Questo ero io che cercavo di disegnare un aereo, sembrava più un pesce, poi più o meno ce l'ho fatta, diciamo. Ditemi che sembra un aereo, vi prego. E poi lì anche, soprattutto, ho iniziato a viaggiare a New York, Los Angeles, Parigi per lavoro, Londra, insomma Milano, Dubai, sono stata veramente ovunque e appunto grazie a YouTube ho iniziato, vivendo ad Amsterdam, però viaggiare in tutto il mondo e sono veramente grata di questo a voi che mi seguite. E ho scritto anche un libro con Rizzoli, sempre da Amsterdam, e è stato bellissimo, non ci potevo credere, e a voi è piaciuto tanto, quindi sono molto molto felice. Si trova ancora nelle librerie se volete comprarlo. E questi siamo io e Neil che vloghiamo da Amsterdam. Vloggavamo molto, nei vlog sembravamo felici, ma in realtà dietro la videocamera la situazione era tutt'altra. Io piangevo molto, ho chiamato chissà quante volte mia mamma piangendo in lacrime a tutte le ore del giorno e della notte da Amsterdam. Praticamente ero molto molto triste, ma una cosa bellissima successa in quegli anni è che ho conosciuto Demelza, che tuttora è una delle mie migliori amiche di sempre, è un angelo Demelza, io la adoro, e mi è sempre stata vicina, con lei mi sono confidata tanto sulla situazione che avevo appunto amorosa in quel momento, non sapevo cosa dovessi fare, eravamo insieme da tanti anni ma ero tremendamente infelice, triste, litigate e tanti tanti pianti, ho pianto tanto tanto da non riuscire più ad aprire gli occhi da quanto erano gonfi il giorno dopo. E poi finalmente a giugno 2015 poi ci siamo lasciati, a inizio giugno 2015 ho dovuto insomma scegliere così perché stavo veramente tanto tanto male, e poi siamo rimasti io e i miei gattoni, gatto Denver e gatta Stellina, ad Amsterdam nella nostra casetta. E mi sono ritrovata appunto single ad Amsterdam, ma se all'inizio è stato difficile, poi insomma mi piaceva, diciamo così, un po' la vita da single e pensare un po' di più a me stessa dopo una relazione durata quasi 14 anni. Sono volata in Italia per lavoro un giorno, il 26 di agosto 2015, quindi a fine estate, e lì mi sono vista per la prima volta con Tomas, che già conoscevo da diversi anni prima, perché anche lui fa parte della minoranza linguistica slovena, e ci siamo piaciuti subito. E quindi quella è stata praticamente la sera che ci siamo dati il primo bacio, anche se appunto ci conoscevamo già da molto prima. In realtà lui alle superiori era la classe vicino a me, solo che io ero in prima, lui in quarta, e poi ci siamo rivisti insomma per altre cose, tra virgolette, di lavoro negli anni, quindi ci conoscevamo già, ed io appunto ero ad Amsterdam, ma ci parlavamo un sacco al telefono, lui a Trieste, io ad Amsterdam, e insomma mi mancava un sacco. Io sono rimasta poi ad Amsterdam tutto, ovviamente la fine di agosto, tutto settembre, tutto ottobre, tutto novembre, e poi a inizio dicembre, dopo tanti tanti mesi che veramente mi mancava un sacco e mi sentivo sola perché volevo stare con lui, anche se Amsterdam comunque mi piace un sacco, ma mi mancava così tanto che poi con i gatti ci siamo trasferiti e siamo andati a stare a casa sua. Questo appunto tipo a metà dicembre, una cosa del genere, e siamo rimasti un anno ad abitare a casa sua, e dopodiché ho comprato io casa a Trieste e siamo andati a stare nel mio appartamento che conoscete bene. Sì, casa mia. È stato un grande traguardo e sono molto contenta della casetta che ho comprato. Poi, questi sono mia mamma e mio papà, contentissimi, tipo che ero tornata, quindi yeah, viva Tomas, perché altrimenti probabilmente sarei rimasta ad Amsterdam se non avessi conosciuto, tra virgolette, lui. E come ben sapete, poi ad un certo punto, il 14 ottobre del 2016, mi ha chiesto di sposarlo e io ovviamente felicissima ho accettato. Sì, e me l'aspettavo un po', devo dire, e noi donne siamo brave a cogliere gli indizi. E poi finalmente il 26 di agosto del 2017, quando abbiamo compiuto 2 anni assieme, ci siamo sposati. Questa sono io che non so disegnare il vestito da sposa, comunque la gonna è lunga, e questo è Tomas e questa è la nostra chiesa, viva gli sposi, ci siamo sposati, è stata una giornata bellissimissimissimissima che avrò per sempre nel cuore. E oggi è il 14 novembre 2017, questi siamo io e Tomas. Ho tentato di disegnare le mani con gli anelli, ma è stato un flop purtroppo. Ci siamo trasferiti in una casetta più grande e siamo sposati da quasi 3 mesi.
Il futuro, chi lo sa, adesso siamo a questo punto, ma per il futuro non si sa. Stay tuned per vedere come prosegue la mia vita. Volevo tanto approfittare, insomma, dirvi grazie perché mi seguite sempre con tanto affetto, credete in me e mi mandate sempre bellissimi messaggi. Insomma, grazie per volermi bene ed esserci sempre per me, anche appunto nei momenti più difficili ci siete sempre stati e io vi sono grata per questo. Vi voglio bene, mia family. Questo è tutto. Un bacione grande e alla prossima.